È una possibilità, ma preferirei non preoccuparmi di questo adesso. E quando? Quando cosa? Quando dovremo iniziare a preoccuparci di questo? Ancora qui? Hai dormito nella sala d'attesa? Senta, lui mi piace, davvero, ma non c'è bisogno che lo sappia. Nessuno lo deve sapere. Lui ha bisogno di te e tu ti preoccupi di quello che pensano i tuoi amici. Lei che cosa ne sa? Sa come andrebbero le cose per me e per lui se lo sapessero? Crede che sia facile? Credo che sia meglio essere onesti. È vivo. Per miracolo, ma è vivo. Ho chiamato tuo marito. Ha detto che 2 mesi fa si è preso il bambino e ti ha lasciata. Ha detto... che hai una sindrome che si chiama disturbo borderline della personalità. E quindi sei una persona più fragile e... probabilmente questo si è innescato già da tempo. Probabilmente dall'incidente. Poi ti hanno modificato i connotati. E anch'io ho partecipato. Non hai... Ti serve aiuto, Rebecca, e io non posso dartelo.